ti lascio con un piccolo giochetto, giusto una curiosità mia per vedere se sei cambiata negli ultimi anni da quando non ci incontriamo. Io ho fatto a 19 anni, sono andato da Floridia, che è qui in provincia di Siracusa, all'Accademia d'Arte Drammatica per fare un'audizione. E ho fatto un pezzo di Edipo Re, che avevo già amato in questo teatro, interpretato da Glauco Mauri. In siciliano probabilmente. Ma io non sapevo, perché non conoscevo ancora la dizione italiana, che poi in nessun paese d'Italia si parla. Questo è un paese che sta uccidendo la bellezza per non farci più ragionare. Ah, ero io? Sì, eri tu che hai detto. È ancora valido? Sì, ancora abbastanza valido. E allora io arrivai con quello che io credevo fosse italiano, ma cominciai con ricchezza, forza del potere, arte che supera ogni arte nella vita. Quanta invidia per voi, sta in agguato. Si misero tutti a ridere, i commissari dell'esame, e io mi mise a piangere perché credevo che io fossi ridicolo davanti a loro. Superai l'esame proprio perché ero pieno di un empire, di una fiamma. Possono togliermi tutto ma non il tempo, e questo sì, ancora. Questo pure. Quanto è difficile essere cristiano in una realtà in cui spesso il rischio della vanità rischia di avere il sopravvento? Allora, io ho cercato per tanti anni di non esibirla, certo, e di parlarne molto poco, ma non per paura, figuriamoci, delle avversità che avevi trovato, ma proprio per non farla diventare una vanità. Il fatto che l'hai definita malu carattere è rimasto tale, sì, ancora rimasta questa cosa. Sì, purtroppo sì. E io adesso ti dico, e forse qui pecco di vanità, che se io non avessi una fede forte sarebbe difficile resistere alle angherie e agli strali e alle percosse della sorte oltraggiosa, citando Amledo, che il nostro mondo del teatro ti commina continuamente e che è cambiato e peggiorato. Il mio teatro è una traversata nell'oceano buio, rimane ancora così. Sono sempre la stessa, vedi? È consolante. Che noia! Ma per certi aspetti è consolante, ad alcuni punti di riferimento ci sono. Una volta sola mi è capitato, non dico la città, ma che il direttore di un teatro in una regione importante del nord Italia, sopra il Po, avendo trovato nel mio camerino un crocifisso, mi abbia ostracizzato da quella città dove io non recito da circa 15 anni. Non tutto necessariamente è il concreto che percepiamo, cioè il successo, il lavoro, le affermazioni, il raggiungere delle mete, la carriera in quanto carrierismo. No, se tutto questo non dovesse andare secondo i nostri piani, non è la tragedia di una vita, ma che la vita è anche e soprattutto forse qualcos'altro. Thank you.
Fondata nel 734 a.C. dai Corinzi, Cicerone la definì la più bella metropoli dell'età classica. Accolse Platone, che tentò di instaurarvi la sua repubblica, diede i natali ad Archimede, ma la sua parte più intima e storica è in realtà un isolotto e si chiama Ortigia. È Siracusa, che però quando arriva la bella stagione diventa, come diceva l'antico poeta Pindaro, divina nutrice di menti generose e offre il meglio di sé mettendo a disposizione il suo gioiello unico e raro, il teatro greco. A distanza di 25 secoli questa meraviglia della cultura ellenica è ancora qui ad accogliere migliaia di spettatori e lo fa anche quest'anno con il 54esimo ciclo di rappresentazioni classiche. Due le tragedie che aprono questa edizione e che si alternano fino a estate inoltrata. L'Eracle di Euripide, con la regia della nostra visionaria Emma Dante, e poi l'Edipo a Colono di Sofocle, curato da una delle menti più raffinate della tradizione classica, il regista greco Yannis Kokkos. Sete di potere, tirannia, bramosia, delirio d'onnipotenza, ma anche disfatta, umiliazione, follia e infine comprensione, solidarietà, accoglienza, ospitalità. Straniero in una terra te straniera! Ormai è deciso! Dovete morire! Ma io so che è lungo. Lungo il mare per venire qui. Straniero, parla! E vi ricorderete a vostre spese! Che siete solo schiavi del mio potere assoluto! Andate via da questa terra! Via! 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 Tutte queste pulsioni e condizioni umane palpiteranno qui, in questa orchestra, ed echeggeranno fino all'ultimo gradino della cavia, interrogando le nostre coscienze oggi, così come quelle di 2500 anni fa. Pantarei, diceva Eraclito, tutto scorre. Ma la bellezza e la verità dell'arte e del teatro restano dentro. Io sono Anfitrione, generato dal Ceo, stirpe di Perseo. Io sono Eracle e Zeus, chiunque sia Zeus, mi ha generato solo perché Era mi scegliesse come nemico. Quanto hai goduto nel, ti sei divertita artisticamente parlando nel togliere la virilità e la sovrumanità ad Eracle? La sovrumanità in realtà non gliel'ho tolta, perché ho cercato di farlo diventare una specie di supereroe,
Più che altro mi sono divertita a rendere un po' meno misogino questo testo e anche un po' Euripide, perché Euripide è un autore misogino. Chissà che cosa avrebbe detto Euripide vedendo questo suo Eracle donna, interpretato da una donna, e questo Teseo interpretato da una donna, e questi due amici che si fanno questo viaggio nel mondo dei, nel regno dei morti, e poi rivederli lì uno di fronte all'altro che si parlano, e l'ultima battuta che Teseo dice, battuta di Euripide, lì si capisce anche la sua misoginia, è: non puoi farti vedere così. Se qualcuno ti vedesse ora, riderebbe di te. Ti comporti da donna! Io ho voluto chiudere questa tragedia con questa battuta. Senti, sappiamo bene quanto per te, giustamente, la fragilità, la deformità, il vulnus, la ferita, sia molto più interessante, autentica, vera, rivelatrice rispetto alla forza, all'armonia, all'integrità. A una! Anfitrione, finalmente sei uscito di casa. Quali erano le debolezze da analizzare, da studiare, da amare in questo testo? La debolezza è la mancanza di accettazione della morte. Sei così attaccato alla vita? Sì, la vita mi è cara. Proprio perché è un testo che parla solo di morte, in realtà, perché tutta l'azione si svolge nell'altare di Zeus e si aspetta per metà tragedia l'arrivo di Eracle dal regno dei morti, per cui, e poi dopo finisce con la morte, lo sterminio della famiglia, per cui è uno spettacolo che parla della morte, ma è vissuto da personaggi che la morte non la vogliono accettare, non ne vogliono proprio sentir parlare. Per esempio Anfitrione, che è il, secondo me, il vero protagonista di questo testo, perché c'è dall'inizio alla fine, e poi è colui che protegge nel primo tempo protegge la famiglia di Eracle, e poi dopo protegge anche il figlio dopo che ha compiuto la strage orrenda. Questo personaggio, Anfitrione, è molto interessante perché è anche molto contemporaneo, perché è un vecchio malandato in sedia a rotelle, un vecchio combattente che non vuole saperne di morire. Che ne dica, no, attacca, lui lo dice, cioè, perché lei, Megara, la moglie di Eracle, a un certo punto gli chiede: ma sei così attaccato alla vita? Lui dice: sì, la vita mi è cara, e mi è cara la speranza. Forse mio figlio, tuo marito, può ancora tornare. Nel mio Eracle non è un Eracle donna, è un Eracle interpretato da una donna, che è molto diverso. Cosa succede? Perché sono qui? Teseo, perché hai scoperto il mio volto? Perché? Tu sei un mortale, credi di poter contaminare gli immortali? Viene detto nella tragedia, un dolore che non si può dire con le parole. E in effetti tu usi tutti gli strumenti che hai a disposizione dell'arte teatrale totale, no? Quindi, vabbè, lo sappiamo, musica, corpo, danza, scena, scenografia. Qual è il minimo comune denominatore fra tutte queste arti? Cioè, traducendo in maniera magari un po' banale, a Carmine per la scenografia, a Vanessa Sannino per i costumi, a Serena Ganci per le musiche, a Manuela Lusicco per i movimenti, cosa hai detto di base? Niente, nel senso che gli ho detto: state accanto a me e insieme a me facciamo questa guerra. Che poi la battuta che dice Anfitrione a Eracle: hai fatto la guerra. La guerra che non si deve combattere. La guerra contro i tuoi stessi figli. Fare uno spettacolo al Teatro Greco è una sfida enorme. Bisogna combattere. Combattere nel senso, cioè, comunque può essere anche un nemico, è un mostro quel teatro. Ieri vederlo così pieno di gente sembrava un mostro con le 100 teste, uno di quelli che combatte Eracle, no? Quindi era una fatica immane avere a che fare con questa mostruosità, e ho chiesto ai miei collaboratori di starmi accanto e di ragionare con me su questo percorso. Per cui la cosa straordinaria che poi
appunto succede sempre, perché io uso, perché io lavoro sempre con lo stesso team fondamentalmente, è che a me vengono le idee e loro, a me io sogno e loro realizzano i miei sogni. Se io sognassi e basta e non ci fosse nessuno che realizzasse i miei sogni, sarebbero sogni solo miei. Per cui no, ci siamo come dire, organizzati per stare insieme e non fare le cose separatamente. Questo fa tanto. Nella scena ho visto ci sono 7 croci, anche un po' eliche, mulini a vento, la schenè che è fatta di questi loculi e le foto dei cari estinti, poi 12 teschi, 20 sepolcri in marmo, piccolini, più questa piscina centrale, purificatrice, eccetera. È evidente che è un po' la risposta a quello che mi dicevi prima, cioè di fronte a questa rimozione del morire, tu hai voluto in qualche modo invece proprio dare concretezza all'aspetto proprio funereo, lugubre, no? Sì. Però nonostante questo, paradossalmente, insomma, anche no, si ride, si sorride, a volte si balla, anche se magari a volte è una danza macabra, senza però tradire una cupezza di fondo. Cioè la tua intenzione era anche quella proprio di creare una dialettica fra tragedia e commedia della vita stessa? Sì. A me è piaciuta molto la definizione che ha dato Roberto Andò a questo spettacolo quando l'ha visto. Mi ha detto, sai Emma, qualcosa del teatro elisabettiano. Il teatro elisabettiano che è comunque un teatro tragico, nel senso che poi, insomma, lo sappiamo lì, le grandi tragedie che sono state prese dai greci. Cioè tutto è sempre molto un'eredità, no? Però appunto nel teatro elisabettiano c'era anche questa componente comica, grottesca. La tragedia non era mai solo tragedia, ma c'era anche quella parte di ironia che c'è nella tragedia, nella vita c'è. Cioè quando vai a un funerale, per drammatizzare, a volte c'è quello che racconta la barzelletta. Quindi la tragedia in sé, declamatoria, in cui tutti quanti, come dire, tutti i personaggi manifestano il loro dolore senza viverlo veramente, secondo me è una tragedia morta. La tragedia, per essere viva, deve avere anche quella, la componente comunque della vita, per cui anche ironica, autoironica, è più complessa, insomma, il discorso è più complesso. Questa frase del messaggero, è un dolore che non si può esprimere con le parole, è una frase secondo me chiave anche un po' della mia messa in scena, cioè nel senso che a parte che la trovo geniale, cioè trovo geniale che un personaggio che arriva sempre nella tragedia, a metà tragedia, e racconta la tragedia, che è deputato proprio, è deputato proprio a questa, è portavoce degli infiniti dolori, arriva e la prima cosa che dice è un dolore che non si può esprimere con le parole. Esplicita, cioè, la sua afasia proprio. La trovo proprio una cosa, cioè lui che nega se stesso, esatto, la trovo una cosa meravigliosa. E quindi ho pensato che la prima cosa che il messaggero dovesse fare dopo aver detto questa frase era svenire. Perché il dolore è talmente forte da fargli perdere le forze, certo. No? Per cui, e poi dopo quando si rianima, racconta, eccetera. Però questo fatto di non riuscire a dire il dolore con le parole, in realtà è un modo che sento molto congeniale al mio teatro, perché le parole non mi sono bastate, no, e quindi ho dovuto anche misurarmi con i corpi sofferenti, non solo con i corpi deformati dal dolore, certo, no? Certo. E quindi abbiamo lavorato anche molto sulla gestualità. Questo è la cosa che colpisce molto. Chi dà asilo a un profugo? Non riesce a sorridergli per più di un giorno! Lì, quella frase, che è una frase vera, reale, eccetera, tra l'altro detta in un contesto in cui sappiamo quanto era importante l'ospitalità nella Grecia. Cioè, credo che era uno dei valori più importanti, cioè ospitare lo straniero e farlo sentire a casa, no? Filia, xenia, no? Esatto, per cui lei che dice questa frase, secondo me era... era una cosa secondo me da sottolineare. Allora gli ho chiesto semplicemente di dirla e dopo fare un silenzio.
infatti è arrivata. Se ti trovassi adesso andando tra due giorni fuori dal Teatro Greco, vedi dei ragazzi che non sanno se entrare o non entrare e tu vuoi provare a persuaderli a vedere il tuo Eracle, che cosa gli diresti? Gli direi che non è uno spettacolo noioso, perché secondo me anche un po' questa è la paura, certo, quando si vanno treno. A vedere i classici, che devi stare lì ad ascoltare il testo. Quindi gli direi che non è uno spettacolo noioso, anzi è uno spettacolo colorato, pieno di movimento, di dinamico, e che non è soltanto una tragedia, ma ci sono anche dei momenti in cui si fa un sorriso. Adesso, attenta a questo cieco. Te l'ho già detto e te lo ripeto. Rivoglio le ragazze subito, se no sei destinato a rimanere qui un immigrato, per forza e non... Qual è per... stata la chiave registica che vi è stata proposta da Yannis Kokkos? Credo che la chiave registica sia stata intanto di una grande fedeltà al testo di Sofocle. E poi, essendo Yannis Kokkos nato in Grecia, naturalizzato francese, eccetera, quindi anche un po' cosmopolita, lavora in giro per il mondo con le sue regie d'opera, di teatro, molto di teatro musicale, è un po' un cosmopolita. Quindi ha fatto e ha voluto da noi, ha rimarcato molto il tema dell'accoglienza, dello straniero, del naufrago. Edipo è, credo, il naufrago perché, per eccellenza, perché nell'Edipo Re, che io ho avuto la fortuna di interpretare nel 2004 in questo teatro meraviglioso, nell'Edipo Re si parla proprio del naufragio di un uomo, certo. Un naufragio della vita privata, della vita pubblica, perché lui perde nel privato, combina dei disastri non voluti, che il fato, che il destino gli ha combinato, che gli ha fatto apparire davanti al suo percorso, e nella vita pubblica perde il regno, perde il suo potere, eccetera. Quindi va straniero, supplice, di terra in terra finché non trova l'accoglienza di un paese dove già la democrazia vige sovrana, ed è il paese e della città di Atene, e quindi il regno di Atene governato da Teseo, che è il personaggio che in questa occasione io interpreto. Vedo il tuo volto atroce, di te ho pietà, povero Edipo, perché anch'io come te sono cresciuto da straniero in terra straniera e non posso dimenticarlo. A vedersi è un misero dono, ma il bene che ne avrai supera ogni bellezza terrena. E qual è questo grande bene che verresti qui a portarci? Con il tempo saprai. Ricordi le prime parole che ti ha detto il regista per inquadrare il tuo personaggio? Se c'è stato un momento... Sì, di non fare, diciamo, un buono tout court, un angioletto generoso del paradiso, ma un uomo generoso in quanto politico. E quindi pondera. E quindi pondera, e quindi lui accoglie Edipo non soltanto perché è un buono democratico, perché politicamente da questo ultimo momento, da questo messaggio di erraticità, di pace. Ed un supplice è sacro, e da me e a questo nostro paese offre un tributo grande. Tutto ciò ha il mio rispetto, dunque io non rifiuterò il dono che ci offre e gli darò patria, qui, fra noi, nostro concittadino. E se l'ospite vuole rimanere qui con voi, prendetevene cura, ve l'ordino. Se è con me, invece, che preferisci venire, Edipo, se è questo che vuoi, è a te che offro la scelta. Decidi liberamente e io sarò d'accordo. Questo Edipo, anche per me, che sono cristiano, vive un momento quasi di santità. Senti, l'hai già accennato prima, ci voglio tornare. Sempre aperto per lui il nostro focolare, viene da supplice, è sacro. Se il nostro ospite desidera restare qui, in questa terra, io gli darò una patria. Sono parole che conosci molto bene, che sono le parole... Spero di ricordarmele stasera. Sono le parole del tuo personaggio, appunto di Teseo. Effettivamente sembrano assumere un connotato quasi...
eversivo e provocatorio al giorno d'oggi, no? Era questa... Beh, sì, io sono culturalmente dalla parte di Teseo, un po' per, come dire, per formazione culturale e un po' per evoluzione nella mia fede cristiana. Io non riesco a pensare neanche a che abbia un significato la parola clandestino. Chi è il clandestino rispetto a me? Quando c'è gente che corre, che scappa da guerre, da carestie, da fame, da abusi sessuali, come si fa a distinguere chi ha necessità di essere accolto e come si fa a dare l'appellativo? Con quale leggerezza si crea la categoria dei clandestini? Io da uomo, prima da uomo e poi da uomo cristiano, non riesco a distinguere queste categorie. E poi quando sento la frase inventata che contiene un'ipocrisia, perché viene detta in modo sincopato, aiutiamoli, manca la parentesi, a morire a casa loro. Chi dice aiutiamoli a casa loro dice aiutiamoli a morire. Esattamente. Quindi il personaggio che faccio oggi è un personaggio politicamente di grande attualità e come si può dire anche in qualche modo eversivo rispetto all'andazzo e al sentire certo in qualche modo di oggi, certo, di quella che sembra la maggioranza degli italiani. Siate felici sempre e ricordatevi di me per la mia morte. Quando abbiamo iniziato ad immaginare cosa potesse raccontare questo festival, ci siamo lasciati ispirare da un'immagine, quella di un bambino che per la prima volta si perde in un bosco al calar del giorno. Sicuramente una sensazione di paura, ma anche di eccitazione, di scoperta, di avventura. Questo è il modo in cui vogliamo raccontare la libertà di questo festival. Sicuramente la paura è una delle emozioni, come dire, che quasi ci assalgono più frequentemente ogni giorno, quando semplicemente apri un giornale o accendi la televisione per un telegiornale, no? È un'emozione che ci condiziona nella nostra vita quotidiana in una maniera forte. Il cuore in gola è legato sicuramente al discorso che abbiamo appena fatto, ma ha diverse sfaccettature. Innanzitutto ci piace perché è una sensazione fisica, preverbale, e può essere legata alla paura, al terrore, ma non solo. Può essere legata a un'emozione forte, come quando ci chiama per la prima volta il nostro amato o la nostra amata, o anche può essere legato a una, come dire, attività fisica estrema. In tutti i casi io l'associo a una, come dire, a una sensazione di urgenza, di qualcosa che è immediato e molto forte, quindi al tema delle emozioni. Even when there is party in the office, the one thing that I never ever forget is my responsibility.
We absolutely fell in love with Malika. Ci siamo innamorati immediatamente del lavoro di Malika. Quello che fa è approcciarsi ad un tema pauroso e doloroso come la violenza sulle donne. You know this word responsibility? You know it. You know the responsibility, the ability to respond. The responsibility. Lo spettacolo inizia con questo corpo nudo che guarda il pubblico e viene guardato dal pubblico. Poi inizia a coprirsi mano a mano con sempre più vestiti, formando strati. In questo modo la forma del corpo cambia, cambia la voce, cambia l'aspetto. E mentre si veste parla dell'importanza di essere responsabili, dei consigli che vengono dati alle ragazze per restare al sicuro. Of the responsibility, because they don't take responsibility of the responsibility lies around irresponsibility. So when the irresponsibility is right or irresponsibility, someone has to be responsible for this responsibility. Correct? Panorama è un lavoro che Motus ha realizzato a New York con una compagnia del teatro storico La Mama, quindi è un gruppo straordinario di attori che va dai 20 a 70 anni, tutti con provenienze artistiche e biografiche molto diverse, ed è in un certo senso un inno alla libertà di movimento e, come dire, una presa di posizione molto forte rispetto alla paura dell'altro e della provenienza dell'altro. La performance di Nicola Gunn è una bomba energetica. Quello che vedremo nella performance di Nicola Gunn è una scena quotidiana, anche banale. Una donna ad Amsterdam incontra un uomo che in uno stagno sta tirando dei sassi ad una papera. Questo fa innescare in noi una serie di domande. Iniziamo a chiederci: cosa faccio? Come mi posso comportare? Intervengo in questa situazione o lascio correre? Sono piccole scelte quotidiane che sembrano apparentemente insignificanti, ma che alla lunga definiscono chi siamo. Nicola descrive questa situazione a partire dal suo punto di vista, ma quello che fa innescare il meccanismo vertiginoso è in realtà il cambiamento di prospettiva che mette in atto, passando a raccontare la storia dal punto di vista dell'uomo, finendo la narrazione dal punto di vista della papera. The actual duck. Excuse me, I notice you're throwing stones at a duck. The duck must have done something truly horrible to deserve that. And then he'll feel guilty and stop. A good question to ask yourselves is, what if everyone did this? This all thing that I wear, this old face. Marcus Horn è un artista svedese che porta a Sant'Arcangelo un progetto speciale. Arriva con unknown, ovvero letteralmente ignoto, ed è un termine assolutamente efficace per descrivere quello che avviene in scena. Sappiamo pochissime cose. Quello che sappiamo è che ogni sera, vicino ad un bosco alle 23:30, avviene una performance unica, con 8 artisti, 4 italiani e 4 svedesi. Ogni performance di ogni notte è un evento unico che succederà solo qui e solo in quel momento. Che, diciamo, con la quale siamo in dialogo dall'anno scorso. Gentle Unicorn è stato uno dei primi progetti che abbiamo immaginato per questa edizione del festival, perché è stata proprio la naturale evoluzione del dialogo che avevamo iniziato l'anno scorso con la presentazione di 2 progetti di Chiara, e chiude una sua trilogia che esplora la concezione di corpo politico e di percezione di corpo politico. Quindi
anche se da un altro, come dire, punto di vista, parliamo ancora di percezione dell'altro e a volte anche di paura. Attraverso una coreografia lenta e millimetrica ci invita in un viaggio anche qui percettivo, direi, molto intenso. Chiedo di reagire, se vuoi, al motto di retroscena con cui si chiudono tutte le puntate, io ti ripeto, cioè che il teatro non sopravviva ma viva. Devo reagire a questa, se vuoi, che il teatro non sopravviva ma viva. Theater should not survive but live. Beh sì, perché è come dire che noi stessi che ci auguriamo di vivere, di non di sopravvivere, è la stessa cosa, il teatro continua ad essere il riflesso di quello che siamo, per cui non morirà da questo punto. Finché siamo vivi noi, certo, non morirà. Viva il teatro, insomma. Grazie. Che il teatro non sopravviva ma viva, e a Sant'Arcangelo è vivissimo. Che il teatro non sopravviva ma viva. Il teatro vive. Questo è il luogo che testimonia che da 2500 anni a questa parte, qualunque crisi economica, politica sia accaduta, il teatro continua a esistere in quella sua forma o formula iniziale, dove i tre elementi necessari perché il teatro accada sono soltanto ed esclusivamente l'autore, l'attore e il pubblico. Tutto il resto sovrastrutture. Theater should not survive but live, and we should live together with this. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Al nord, forti raffiche di vento musicale e spettrali travolgeranno la città di Trieste, dove al Teatro Orsetti, fino al 18 novembre, approderà Ghost Musical, basato sull'omonimo celebre film con protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze. La rosa dei venti teatrali soffierà con tutta la sua forza sugli spettatori, che saranno investiti da una brezza carica di emozioni ultraterrene, trasportandoli in un viaggio oltre la realtà grazie alla forza dell'amore. L'Emilia Romagna inoltre sarà investita da un vento lirico generato dalla MM Contemporary Dance Company, che il 18 novembre al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola porta in scena la Sagra della Primavera, Pulcinella, con le coreografie di Enrico Morelli. Un fronte d'aria ammaliante e imprevedibile avvolgerà le suggestioni generate da questa danza, che racconta prima l'affannoso dinamismo del nostro tempo e poi la figura di Pulcinella come immagine di solitudine e malinconia, ma anche di verità e libertà.
Infine, il sud d'Italia sarà interessato da una perturbazione visionaria e delirante. Al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, infatti, dal 15 al 18 novembre, Gioele Dix dirige Emilio Solfrizzi e Paolo Minaccioni in A testa in giù di Florian Zeller. Non mi starai mica dicendo che verrà qui a cena con la sua nuova amichetta! Gli ho detto che era assolutamente fuori discussione. Sono completamente pazzo di lei. È come se succhiasse la vita. Grottesche temperature drammaturgiche infiammeranno l'atmosfera teatrale creata dagli attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica. Io credo che sia davvero una grande occasione per, non solo per divertirsi, ma anche per riconoscersi, perché c'è tanto di quotidiano, tanto di noi in questo spettacolo. E Zeller, giusto per essere fedeli alla pronuncia francese, ha scritto un testo matematico straordinario. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.